Beh, guardi, dei riverberi nel contemporaneo mi auguro che ci siano, però in Italia ci sono stati questi raggruppamenti, questi movimenti che hanno aperto la mente su tante cose. Parlo a cominciare dal futurismo e finendo con l'arte povera. E naturalmente sono movimenti che danno agli inizi, come tutti i movimenti che durano 5, 7, 10 anni, non di più, i cosiddetti movimenti d'avanguardia, anche quelli storici dei russi, eccetera, eccetera, lei finisce col vedere o quello di cui abbiamo parlato prima, o nei casi più felici la ripresa del Dada, no? Che avevano fatto quasi tutto. Beh, ci sono tutti, se dice questo ci sono tutti, dal figurativo all'astratto, dall'arte concettuale alla land art, ci sono tutti i movimenti che hanno avuto una, anche un'etichetta, diciamo, ma soprattutto un modo comune di lavorare su materiali molto diversi, ci sono tutti. Come giusto, come sempre stato. Ma perché Raffaello, chi gliel'ha insegnato certe cose? Gliel'ha insegnate Piero della Francesca. Cioè, a Giotto chi gliel'ha insegnato? Le pecore? No, Cimabue. In fondo è così.